Buongiorno a tutti, sono Davide Dornetti di Agricoltura Innovativa e oggi vi voglio parlare dell'agricoltura di precisione o agricoltura 4.0. Parto da un veloce storia dell'agricoltura molto breve che nasce nel Neolitico, 12.500 anni prima di Cristo, momento in cui l'uomo da nomade diventa stanziale e in questo modo incomincia anche a coltivare la terra. Da lì ad oggi c'è stata un'evoluzione dell'agricoltura che è passata attraverso le rotazioni culturali, la gestione idrica fatta in un certo modo, la meccanizzazione nel Novecento che poi è andata a svilupparsi, e la chimica, la genetica che sono andate a svilupparsi. Tutto questo percorso, secondo qualcuno, si è andato a compiere nel 1997 quando nasce la precision farming negli Stati Uniti, ovvero l'agricoltura di precisione. Dall'altra parte vi voglio far notare come alcuni sociologi dicono che nel 2050 la popolazione mondiale arriverà a contare 9 miliardi di persone, e quindi la sfida dell'agricoltura sarà quella di riuscire a dar da mangiare a tutte queste persone senza rovinare completamente l'ambiente. Secondo qualcuno la precision farming verrà incontro per risolvere questo problema. Ma che cos'è la precision farming? L'agricoltura di precisione è un'agricoltura integrata tra l'informazione tecnologica e la produzione, con lo scopo di aumentare l'efficienza produttiva ma anche la redditività aziendale. Sostanzialmente tiene un occhio alla produttività e uno al portafoglio. Il tutto si basa su un concetto: che tutti i terreni hanno delle difformità e con delle analisi precise si vanno a differenziare in vari pixel in cui si conosce perfettamente come è fatto quel metro quadro, e di conseguenza si conoscono le esigenze che ha questo metro quadro. Tutto questo lavoro fatto attraverso analisi approfondite del terreno, puntualità meteorologica in loco, analisi della resistività anche del terreno, si trasforma in una mappa dell'indice vegetativo della coltura in essere. Tutte queste informazioni convergono in un indice che ci dà lo stato di salute della coltura, qualora la coltura sia in atto, di ogni singolo metro quadro, e l'esigenza che la coltura ha, o scopo in pratica di dare la giusta quantità di concime, diserbo e mezzi produttivi ad ogni singolo metro quadro, con lo scopo ovviamente di risparmiare da una parte, di aumentare la produttività dall'altra e migliorare anche la qualità delle varie colture che noi andiamo a produrre. Questo viene fatto con telecamere multispettrali, viene fatto attraverso delle telecamere messe su droni o anche attraverso dei passaggi satellitari che vanno a monitorare le nostre colture. Tutti questi dati, una volta ricavati, e questo è un processo che è praticamente continuo, vengono sintetizzati e messi a disposizione di un software che poi viene utilizzato dall'agricoltore e utilizzato sui macchinari, in modo che seminatrici, macchine del diserbo a ratei variabili possono andare a distribuire quello che noi, addirittura anche seminare a seconda della qualità di ogni singolo metro quadro un numero leggermente diverso di piante, oppure andare a distribuire del concime o del diserbo in ogni singolo metro quadro a seconda della qualità del terreno e dell'indice vegetativo della pianta. Oggi con i macchinari, con la softwareizzazione dei trattori, i GPS e tutto quanto, questo è assolutamente possibile ed è già una realtà ben presente in agricoltura, anche se meno del 10% delle aziende utilizza queste tecniche. Tutti questi concetti dove vengono applicati? Dove vengono già applicati abbondantemente, per esempio negli Stati Uniti, ma anche qua da noi in Europa, consentono di risparmiare circa il 10% in termini di costi, ma anche di aumentare di circa il 7-8% la qualità dei prodotti in termini di
titolo proteico, in termini di titolo energetico, e di conseguenza hanno questo doppio vantaggio. D'altro canto, però, sono sistemi molto innovativi e presumibilmente anche molto costosi, quindi sembra che si adattino meglio a aziende di grosse dimensioni oppure a consorzi di aziende che si mettono insieme. Altra strada è quella di far acquistare queste tecnologie a dei contoterzisti che possono poi metterle a disposizione nei nostri campi, previo ovviamente pagamento delle loro fatture. Allo stesso modo, però, questa agricoltura di precisione viene perfettamente a sposarsi con quelle che sono le nuove generazioni della meccanizzazione, della robotizzazione, perché ci sono ormai presenti, esistono gli agri-robots che fanno una marea di lavori al posto, specialmente nelle colture orticole, ma anche in coltura a pieno campo. Ormai si vedono anche girare su Facebook video di trattori a guida autonoma e di conseguenza un domani, anche non troppo futuro, potremo vedere l'agricoltore finalmente, come vengo io a volte criticato, in giacca e cravatta, gestire la propria azienda e i propri campi dal proprio tablet, come se fosse un videogioco. Io non so in realtà se questa cosa sia un bene o no, ma secondo me il futuro è quello. Ciao, buon lavoro a tutti.